Salve, eccoci insieme per un'altra puntata di Medicina in Forma in compagnia quest'oggi del professore Massimo Cocchi, direttore scientifico dell'Istituto Paolo Soggiu della LUDES di Lugano. Quest'oggi affronteremo un tema alquanto possiamo definirlo nuovo rispetto a quelli che sono stati gli argomenti ad oggi trattati nella nostra rubrica, il nesso tra l'uomo e l'animale. Professore, si parla tanto di coscienza animale come se fosse la novità del momento. In realtà i suoi studi hanno dimostrato intanto che non è una novità, ma sono state effettuate delle puntualizzazioni. Vogliamo parlarne? Certo, e in effetti recentemente questo problema della coscienza animale è balzato all'attenzione internazionale a seguito di un documento che si chiama Dichiarazione di Cambridge, dove un gruppo di esperti etologi di fama a livello internazionale ha dichiarato appunto che questa coscienza animale esiste. In realtà io ho prestato attenzione a questo fatto perché 2 anni fa, assieme a altri colleghi matematici, fisici, quantistici, eccetera, noi abbiamo proprio scritto un lavoro che si chiama Human and Animal Consciousness, dove sottolineavamo, cioè coscienza umana e animale, dove sottolineavamo il perché noi pensiamo che ciascun organismo animale, seppure per livelli diversi, ma si esprima attraverso una propria coscienza. Come siamo arrivati a questo punto? Bisogna fare una piccola premessa sull'uomo, perché questo punto d'arrivo è strettamente legato all'uomo. Perché? Perché quando abbiamo cominciato a studiare il fenomeno depressivo nell'uomo e abbiamo individuato questi markers che poi hanno consentito di classificare i soggetti con depressione maggiore e i soggetti con disordine bipolare, di fatto cogliendo un aspetto molto importante perché per ammissione degli stessi psichiatri oggi c'è un errore di circa il 70% nella diagnosi di queste due patologie, che è un fatto molto rilevante. Quando ci siamo accorti che era possibile scindere questi due aspetti, noi sapevamo anche che sia nel disordine bipolare che nella depressione maggiore ci sono due diverse espressioni di coscienza. E allora questo ci ha portato a una serie di incontri, a una serie di scambi di idee, di opinioni con alcune personalità scientifiche di grande rilievo a livello internazionale, e anche noi ci siamo trovati a sostenere in pratica quella che è la famosa teoria della coscienza di Amerov, che è uno studioso importante di questo argomento, e di Penrose, che è uno dei più famosi matematici viventi, i quali dicono, per dirla in parole povere, che l'elaborato cosciente nasce all'interno di una struttura cellulare che si chiama tubulina, che praticamente sarebbe quella struttura che rappresenta lo scheletro della cellula. Il nostro contributo a questa discussione, che è stata reale perché l'abbiamo fatta in una riunione fra di noi, è stato quello di avere capito che le caratteristiche che separano e dividono la depressione maggiore, i soggetti con depressione maggiore, dai soggetti con disordine bipolare dipendeva da uno stato chimico-fisico particolare della membrana cellulare, nella fattispecie del neurone della piastrina. Noi ovviamente l'abbiamo studiato nella piastrina, che per tutta una serie di ricerche fatte nel passato e oggi da noi confermate, queste due cellule assomigliano molto, per cui studiando la piastrina è come se noi andassimo a studiare il neurone per questo aspetto.
Questo, la conclusione di questo studio ci ha portato a capire poi che c'era un profondo legame fra alcune strutture molecolari della cellula piastrinica, da trasferirsi a quanto succede nel neurone in questi particolari aspetti, che erano collegati ed erano collegati alla viscosità di questa membrana. E il concetto di viscosità della membrana è proprio come il concetto di viscosità dell'olio che va in un motore. A seconda della stagione l'abbiamo più fluido o meno fluido, perché in questo modo il motore funziona meglio. Nella membrana di queste cellule ci sono delle strutture lipidiche che possono conferire maggiore o minore viscosità alla loro membrana e quindi agire in modo diverso su tutto il resto, che sono i processi molecolari che governano questa cellula. Tutto sembrava al tempo della discussione, sembra collimare. E quindi ci siamo di fatto trovati d'accordo con chi diceva che c'erano diverse espressioni di stato cosciente nel disordine bipolare, nella depressione maggiore, perché anche dal punto di vista molecolare risultavano queste possibilità. Questi sono stati i risultati attesi già inizialmente? No, assolutamente. Io quando sono partito con l'idea di andare a fare questa indagine, l'ho fatta proprio per andare controcorrente, perché in tutto il mondo si stava studiando la stessa cosa andando ad analizzare gli eritrociti, cioè le cellule che trasportano l'emoglobina, i globuli rossi del sangue. Io ero convinto che non fosse quella la strada, perché l'eritrocita è una cellula che non esprime grandi complessità molecolari, mentre invece la piastrina è una cellula molto particolare, perché raduna in sé delle caratteristiche che fanno parte della vita dell'uomo, perché da una parte, ed è quella più nota, regola i meccanismi della coagulazione del sangue, sempre per dirla semplicemente, e anche i recettori per la serotonina. Quindi si trovava ad essere l'elemento che poteva riassumere le due caratteristiche più importanti che si dovevano studiare, anche per i legami che esistono fra stato depressivo e cardiopatia ischemica. Quindi andando a fare queste valutazioni, noi ci siamo trovati di fronte a una serie di risultati che erano fortemente significativi e deponevano per una sostanziale differenza fra la popolazione dei soggetti cosiddetti depressi e ovviamente li avevamo reclutati in un ambiente idoneo, e un gruppo di altri soggetti normali, finché un mio collaboratore, che è l'ingegner Lucio Tonello, capendo io stesso che non si potevano usare 8 parametri per classificare una persona e riconoscerne le caratteristiche, decise di applicare una funzione matematica superiore, perché il problema era complesso, e costruimmo questa rete neurale che si esprime visivamente in un quadrato di 20 caselle per 20 caselle, dove abbiamo immesso i dati di ciascun individuo. Immettendo i dati di ciascun individuo, e premetto che nessuno ha potuto svolgere una critica rispetto a questa metodologia, perché questa rete, questa funzione matematica non è di fatto manipolabile. Se uno Dunque è inattaccabile? Il fatto matematico è inattaccabile. Conseguentemente al fatto matematico, questa particolare rete ha la caratteristica che mette assieme le cose simili e lontane quelle diverse. Quando è finita questa elaborazione, che raccontata così sembra che duri un'eternità, invece dura pochissime frazioni di secondo, noi ci siamo trovati con i soggetti che avevano ricevuto una diagnosi psichiatrica raggruppati da una parte e gli altri che erano dalla parte opposta.
È evidente che per le caratteristiche biologiche che avevamo individuato su ciascuno di questi, poi è stata sviluppata una serie di ragionamenti e di ipotesi per andare a cercare la interpretazione di questo fenomeno, perché era la prima volta che succedeva una cosa del genere. Prima di arrivare a questa classificazione, chiaramente, che ha visto soggetto di studio l'uomo, siete partiti però dall'animale, in special modo dal cane nello specifico, no? No, per capire quello che succedeva nell'uomo abbiamo utilizzato il modello suino, perché è stato nel modello suino che abbiamo capito che c'era il trasferimento di una sostanza fra la piastrina e il neurone, che era l'elemento condizionante tutta la situazione chimico-fisica della membrana. Ma quando nell'atto finale di classificazione dell'uomo, dopo, se me lo ricordo, aggiungerò una cosa importante a proposito della divisione tra depressi e bipolari, quando siamo arrivati alla fine della classificazione dell'uomo e ha avuto questa classificazione, essendo arrivati lì perché avevamo utilizzato un animale, fra virgolette, del quale ci sono migliaia di pagine che lo descrivono dal punto di vista biochimico e molecolare molto simile all'uomo, abbiamo pensato di classificare degli animali per capire come rispondevano questi animali. Quindi in prima battuta, utilizzando gli stessi identici criteri che avevamo usato per l'uomo e con gli stessi identici parametri, abbiamo indagato il maiale, il ratto, il guinea pig mi sembra il porcellino d'India che sia, adesso non mi ricordo bene, poi abbiamo, prendendo i dati dalla letteratura, quindi non facendoli noi proprio perché non si dicesse che poi eravamo condizionati da certe risposte, poi invece di dati personali abbiamo indagato la pecora, vorrei tranquillizzare chi come me ama gli animali, che si faceva solo prelievo di sangue, come nell'uomo, la pecora, il bovino e il gatto. E abbiamo messo nella rete, in questa famosa rete neurale che classificava l'uomo, abbiamo immesso i dati di questi animali. E che cosa è successo? È successo che i dati riguardanti il maiale, il guinea pig e il ratto finivano nella zona che classificava i soggetti umani patologici. E questo ci ha lasciato un po' così, perché gli altri animali finivano invece da un'altra parte, cioè finivano vicini all'uomo, più vicini all'uomo normale. E questo fatto è stato molto importante, perché a giustificazione di questo collocamento tutti gli studi molecolari che vengono fatti, farmacologici e molecolari che vengono fatti sulla depressione, prevedono come modello proprio il ratto e il guinea pig, non il maiale perché sarebbe molto più costoso, ma anche il maiale è oggetto di studio da parte delle neuroscienze per la similitudine con l'uomo. E quindi lì ci si è aperto un po' come uno spiraglio, cioè abbiamo detto è possibile che proprio questo fenomeno riguarda questi tre animali, che sono proprio gli animali che vengono usati per studiare questi aspetti, gli aspetti farmacologici per l'uomo? In effetti era così. Per contro, gli altri animali si collocavano in un'area molto vicina a quella dell'uomo normale, ma dove erano stati alcuni soggetti anche diagnosticati, che ci erano stati consegnati dagli psichiatri come turbe comportamentali, non con particolari gravi aspetti patologici. E andavano in una posizione che era stata registrata per quanto riguarda l'uomo per una caratteristica peculiare. E quella caratteristica peculiare, per esempio, visto che là c'è andato il gatto, aveva un significato profondo, perché il gatto, il felino in genere, piccolo o grande che sia,
gli manca un enzima che gli dà proprio quella caratteristica. E perché è scritto in letteratura, nella letteratura scientifica, che tutti gli animali che vivono a lungo hanno quella caratteristica perché producono la minore quantità possibile di un certo acido grasso, che oggi è molto conosciuto, perché è il primum movens dell'infiammazione, per cui gli animali che vivono a lungo producono poco di questo acido grasso perché debbono preservarsi dall'infiammazione. Insomma, l'elisir di lunga vita, potremmo definirlo prosaicamente. Non è l'elisir di lunga vita, ma sono condizioni che caratterizzano questi aspetti dell'animale e dell'uomo. Questo invece, mentre invece l'uomo andava a collocarsi in una posizione che andava contro questo fatto, e lì pensiamo ancora oggi che ci sia l'errore. Allora, l'errore in cosa consisterebbe? È stato un errore di valutazione, un errore di ricerca a monte? L'uomo finisce lì anche in età adulta e anziana, quando questa sostanza enzimatica dovrebbe essere poco attiva, invece in questo uomo è molto attiva. Ed è tanto più attiva quanto più l'uomo è classificabile come depressione maggiore. Mi spiego. Per fare tutta questa operazione, che non è facile spiegare in questo modo, abbiamo usato la rete neurale cui corrisponde un certo indice che mette in relazione le sostanze che abbiamo trovato. Questo indice abbiamo visto che era negativo per una certa parte e positivo per una parte di individui molto più ampia. E lì non sapevamo, avevamo percepito che c'era qualche cosa sotto. Quando la Regione Marche ci ha finanziato il progetto per andare specificatamente a capire se era possibile dividere i bipolari dai depressi, ecco, è lì, facendo i casi in modo mirato, con una particolare attenzione da parte degli psichiatri, quindi con delle visite molto approfondite, ci siamo, senza sbagliarne uno, ci siamo accorti che chi aveva questo indice negativo aveva la depressione maggiore, chi aveva l'indice positivo era un bipolare. E lì si confermava, perché dal punto di vista molecolare andavamo a vedere, che effettivamente questa gente, al di là dell'età e anche fra le persone anziane, avevano questa sostanza molto più alta, anziché averla molto più bassa. Quindi è molto probabile che nelle cellule staminali di questi individui ci sia un errore che poi si trasferisce e che purtroppo ci accompagna tutta la vita. Individuato il problema, è possibile porre rimedio, comunque curare, in maniera adeguata? Sì, le rispondo fra un attimo perché a questo punto viene fuori di nuovo l'animale. Viste tutte queste cose non ci siamo accontentati di fermarci agli animali che già avevamo fatto e siamo andati a fare, per esempio, a indagare il cavallo e somaro. L'asino. Ecco, la scelta dell'animale da dove viene fuori? Una scelta casuale, quelli che si hanno a disposizione o mirata? No, viene fuori dal fatto che più ne facevamo meglio era, ma compatibilmente con la possibilità di approcciarli. D'altra parte io a Bologna ho la mia base nel Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, quindi insomma qualche facilitazione ce l'avevo. Però sono tutti animali che in un modo o nell'altro sono a stretto contatto con l'uomo, sì, non sono animali distanti dalla vita dell'uomo. No, assolutamente, ed è qui è proprio uno dei punti nevralgici. Quindi noi prendiamo l'asino e il cavallo e dal punto di vista delle caratteristiche molecolari che avevano individuato, che è classificato l'uomo, intanto vediamo, essendo equidi della famiglia degli equidi, erano identici, questi quindi sovrapponibili. Sovrapponibili, e finivano dalla parte opposta dei patologici. E questo perché, non lo so perché, perché in effetti poi i colleghi etologi del dipartimento che hanno fatto i profili di tutti gli etologici di tutti questi animali confermano di fatto che in quella che è compatibile quella posizione con il profilo etologico dell'animale dal punto di vista comportamentale. Un ultimo, che è l'ultimo che abbiamo fatto, abbiamo finito poco tempo fa, abbiamo voluto quindi vedere il cane. Perché il cane?
Perché c'è una fiorente, leggendaria storia, anche se supportata, se scritta in senso scientifico, che dice che il cane assomiglia all'uomo perché da 60.000 anni vive con lui. Facciamo questi prelievi a questi cani, erano in particolare il pastore tedesco, Lasky. Anche qui scelta mirata per la tipologia di razza o solo perché a disposizione? Perché era in quel momento era più a disposizione. Adesso ne abbiamo fatto un'altra serie che dobbiamo vedere fra pochi giorni cosa esce. E poi ci vuole anche un pizzico di fortuna, cioè la serendipity è importante in questa storia qui. Il pastore tedesco è Lasky, io metto in questi parametri nella rete, in questa funzione matematica, e mi viene fuori che i valori medi della maggioranza dei cani erano compatibili con i valori medi dei bipolari umani che avevamo studiato. E due di questi cani avevano le caratteristiche molecolari della depressione maggiore. Quindi quella che voi definite una casa biochimica comune. Comune all'uomo e all'animale. E il fatto che solo due si siano manifestati così, intanto è coerente in modo percentuale con l'incidenza del fenomeno sia anche nell'uomo. E poi non sbaglia perché la rete è stata allenata ormai su centinaia e centinaia di casi, quindi quando esprime anche un solo parere, chiamiamolo così, sa quello che fa e quindi se lo mette lì vuol dire che è inequivocabile che sia lì. Allora questo ha riaperto un'ulteriore finestra sul problema perché non è possibile che il cane sia molto simile all'uomo perché da 60.000 anni circa vive vicino all'uomo. Non è che vivendo vicino all'uomo possa avere modificato le sue caratteristiche Anche molecolari. perché potremmo leggerlo anche al contrario, è l'uomo che può modificare le proprie caratteristiche, se così fosse, in Diciamo funzione che dell'animale. In tutti questi fenomeni l'ambiente esterno ha un'influenza molto sensibile, non può modificare l'assetto molecolare, però può indurre delle condizioni particolari per cui è chiaro che anche il cane avrà poi preso abitudini, cioè c'è questa commistione di comportamenti per cui il cane stava più vicino all'uomo, però ha una sua autonomia nell'espressione del suo stato di coscienza, questo Il sicuramente. cane resta cane, Il l'uomo cane resta uomo, nonostante la vita pressoché simbiotica. E lì c'è un altro aspetto che ci conforta, perché parlando con dei colleghi neurochirurghi stanno studiando il glioma, che è una Una forma particolare forma neoplastica. cancerogena? Sì, della cellula nervosa, del sistema del cervello. E io leggo, mi fanno leggere un pezzo e vedo che stanno studiando il cane. E come lo dico qui, gli ho chiesto, ma scusa, ma perché state studiando il cane e non il maiale, per esempio? E loro mi hanno risposto perché il glioma del cane ha le stesse identiche caratteristiche morfo-istologiche del glioma dell'uomo. Allora è chiaro che tutte queste non possono essere coincidenze, non possiamo certo dire che il cane può avere una neoplasia di quel tipo, cioè un glioma uguale a quello dell'uomo perché è vissuto con l'uomo, evidentemente ci sono affinità di tipo diverso. Quindi fondamentalmente in questa fase che sta ancora andando avanti, perché faremo altri animali, quindi cercheremo di capire, si possono cominciare a fare delle ipotesi o delle considerazioni che collimano con tanti altri pareri. Quello che noi pensiamo è che quindi ogni animale esprima un suo stato cosciente direttamente legato allo sviluppo dei sistemi molecolari che presiedono la coscienza, per cui se anche non arriva a grandi elaborazioni, come può arrivare l'uomo,
Però ogni animale ha quella coscienza che gli serve per quello che è il ruolo, il suo ruolo nel suo gruppo, nella sua società, nel suo territorio. E quindi credo che questo, come la dichiarazione di Cambridge, che di fatto svolta questa problematica della coscienza animale, sia una cosa molto importante perché darebbe ragione a tutti quelli, compreso noi, che hanno sostenuto e sostengono che ci sia in realtà questa casa comune che si sviluppa per livelli diversi dall'essere monocellulare fino alla coscienza cosiddetta classica e compiuta, che è quella dell'uomo, anche se su questa io avrei qualche cosa da dire Non sembra proprio molto che d'accordo. forse non è meglio dire, perché la semplificazione, la maggiore semplificazione che ha l'animale probabilmente gli impedisce di fare poi quelle cose che invece l'uomo fa di sbagliato, cioè la grande complessità delle strutture molecolari dell'uomo. Non è che siano sempre perfette, evidentemente, mentre invece l'animale che non ha nessuno dei meccanismi protettivi assistenziali che ha l'uomo e vive dovendosi difendere, perché sennò evidentemente ha proprio un'impostazione di base che è quella che gli serve per fare quello che deve fare e basta. Quindi da questo punto di vista la si potrebbe considerare, dico delle cose che sembrano eretiche, ma la si potrebbe considerare quasi più perfetta. Poi invece l'amplificarsi di queste relazioni e correlazioni, di queste interazioni molecolari, sinaptiche e corticali dell'uomo, certamente lo mette nelle condizioni che tutti sappiamo e credo che sia poi abbastanza comune vedere quante persone non manifestino all'improvviso deviazioni drammatiche da quelle che sono Della propria psiche, della insomma, che propria li portano psiche. ad agire magari in maniera Esattamente. E convulsa e irrazionale. questo è un problema perché noi sappiamo che il sintomo psicotico non è prevedibile e quindi in effetti possono succedere all'improvviso cose molto gravi. Professore, le vostre ricerche aprono sicuramente nuove frontiere, non solo dal punto di vista prettamente scientifico, ma anche antropologico. Dunque, le patologie di cui soffre l'uomo e di cui evidentemente soffre anche l'animale o è possibile che soffra, potranno essere curate, seguite con una farmacologia decisamente più adeguata rispetto a quella che è stata utilizzata ad oggi. È molto probabile, infatti proprio in questi giorni nel Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie dell'Università di Bologna stiamo affrontando il problema e ci accingiamo a elaborare un protocollo perché un'altra caratteristica che ha il cane è di manifestare per esempio una percentuale elevata di infiammazione intestinale. Questo si legherebbe Come anche al discorso l'uomo. che noi abbiamo già affrontato nella puntata Di precedente. questi passaggi della serotonina che non riescono ad andare a segno e possono rimanere liberi determinando altre forme patologiche. E per le collaborazioni, fra l'altro, che abbiamo qui a Palermo, dal punto di vista umano, stiamo cercando adesso di studiare proprio questi aspetti nell'infiammazione intestinale grave. E anche per certi aspetti nelle forme di aterosclerosi che si ritiene comunemente determinate per gran parte dall'ipercolesterolemia, mentre io non credo questa cosa, però verificheremo anche questi aspetti. E il cane è probabilmente il modello forse più importante, perlomeno più accessibile per studiare questi aspetti dell'infiammazione intestinale, che secondo noi sono
secondaria alla manifestazione primaria, che è proprio una manifestazione molecolare, sia nell'animale che nell'uomo. Molti pensavano che l'alta incidenza di fenomeno depressivo che c'è nei portatori di retocolite ulcerosa, per esempio, di queste gravi infiammazioni, fosse conseguente alla patologia infiammatoria intestinale. Io credo che non sia così, sì, che sia probabilmente questo difetto che conduce la serotonina a spargersi in modo poco mirato, dove ovviamente ognuno di noi ha una predisposizione ad ammalare. Diremmo in un la certo parte distretto, più debole di noi viene attaccata in tal senso. Sì, come ci insegnava il famoso professor Campanacci, che è stato uno dei grandi maestri della medicina italiana, che diceva: attenzione ragazzi alla miofagia d'organo, ognuno di noi ammala laddove ha il punto più debole, e probabilmente poi questo era vero, insomma, non era... Bene, affronteremo quest'altro argomento in un'altra puntata, ma prima di chiudere vogliamo già preannunciare una novità per quello che la riguarda. I suoi studi l'hanno anche portata a scrivere come coautore un testo dal titolo Ipotesi biologiche e letture antropologiche esistenziali della vita, un testo che sarà abbastanza presto presentato proprio qui a Palermo. Passare dallo studio dell'animale a delle ipotesi biologiche, rileggere in qualche modo l'esistenza. Qual è il nesso? Come si è arrivati a questo? Beh, è certamente... noi abbiamo scritto questo breve saggio sulla plausibilità biologica della creazione e su altri aspetti della vita di Gesù nel momento drammatico dell'orto dei Getsemani in particolare. E sono orgoglioso che il nostro amico, ma sarebbe stato amico anche se non l'avesse fatto, che è Don Michele Aramini, fra l'altro palermitano di origine, qui a Palermo si vede che c'è qualche cosa che attira molto questi rapporti, ha fatto una magnifica presentazione, una magnifica prefazione di questo saggio, anche se io appunto scherzando gli avevo detto: guarda Michele, lui è docente di teologia e bioetica alla Cattolica di Milano ed è considerato uno dei massimi esperti, massimi teologi italiani. Dico: guarda che anche se non ti senti di scriverlo non c'è problema, rimaniamo amici lo stesso. Invece lui l'ha letto d'un fiato e ha fatto subito la premessa. Perché siamo arrivati a fare questa cosa? Beh, perché partendo da quella che potrebbe essere considerata l'aridità dei numeri, no? Per certi aspetti anche della biologia, dello studio di questi aspetti molecolari, in realtà si è aperta questa sorta di finestra su aspetti che riguardano invece l'uomo nelle sue più intime radicazioni. E devo dire che tutto ciò non sarebbe stato possibile se io, ma non per un merito mio, se non avessi sentito forte l'esigenza di avere vicino un filosofo di grande levatura. Cioè, quando tu o il lavoro lo chiudi, hai dimostrato che una molecola va in un modo e una molecola va in un altro e la chiudi lì, oppure se ti ritieni di essere andato a toccare delle corde molto profonde di quello che è l'animo umano, beh, hai bisogno di ricorrere all'aiuto della filosofia e di una filosofia alta, di alto livello. E la cosa che ho imparato leggendo gli scritti che assieme alla mia parte componevano il lavoro, compreso questo ultimo che presenteremo a Palermo, penso presto, ce lo stampa una piccola ma importante casa editrice che è la Plumelia del professor Aldo Gerbino, che è un noto critico letterario, oltre che essere un bravo istologo, che tanto per rimanere nel tema, lì ho imparato una cosa: mentre noi, se non bibliografiamo tutto quello che diciamo, non è credibile, molti dei pensieri che noi abbiamo espresso
e che fanno parte del patrimonio conoscitivo comune, erano pensieri già espressi, per esempio, dai filosofi greci, i quali notoriamente non avevano bisogno di bibliografare niente perché non esisteva nessuna bibliografia, ma era pensiero puro. E comunque a noi è giunto pressoché tutto. E adesso noi li mettiamo nella bibliografia perché invece dobbiamo dimostrare che tutto quello che facciamo, io non sono molto d'accordo con questo, ma soprattutto a livello ideativo, comunque deve avere un aggancio di qualcuno che ha già detto qualcosa di simile, ma se tutto fosse così, nessuno scoprirebbe mai niente. Questa è una nuova ipotesi di interpretare sicuramente lo studio futuro. Bene, noi la ringraziamo per essere stato in nostra compagnia e diamo appuntamento per una prossima puntata. Grazie a lei.